speranza, la speranza che i microfoni funzionano. Non è canucci. Io voglio ringraziare tutti quanti noi. A voi che ha portato, voi dovete mandare. Mandando la canuga, mandando questo clima proibitivo, siete colpi sempre così numerosi. Mi piacciono i sindaci che sono pervenuti dai paesi vicini. Naturalmente un saluto particolare da alla Presidente Lodeglio, so che oggi avete come al solito affrontato tanti compiti, quindi un lavoro in mare continuo, però siete arrivato fino a Saluto, a questo piccolo borgo, e la vostra presenza, come la presenza del Presidente della provincia, il dottor Franco Iacucci e degli altri sindaci, dimostrano l'importanza, la riflessione profonda, responsabile verso questo evento, verso il restauro del castello di Saluto, che è il testimone molto solenne del nostro passato e di tante pagine della nostra storia. Io sono veramente onorato di avere questi tanti amministratori, di avere pure la presenza del cavaliere del Mezzo Metallo, che mi ha chiesto poi di poter fare un breve saluto in quanto deve tornare subito nell'hotel La Principessa qui vicino. E cosa mi sento di dire? Che è veramente siamo grati tutti all'attenzione che ha riservato la politica. Qui abbiamo la presenza dell'onorevole Mancini, che è stato pure lui sempre presente, attento alle nostre esigenze, la presenza dell'onorevole Morrone, ormai diciamo frequentatori che ci onorano con la loro presenza e con i loro suggerimenti. Il tempo purtroppo non permette un'esposizione completa di questo castello. Io vedo l'architetto Scala che ha seguito diciamo, questo progetto e quando l'abbiamo presentato alla Regione Calabria. Grazie architetto per la vostra attenzione e per i consigli che ci avete dato. Così come ringrazio il direttore dei lavori, qui abbiamo il professore Curatola. Ringrazio l'ingegnere Fati, tramite lui e tutti quelli che hanno curato la direzione del restauro, e naturalmente un ringraziamento particolare va pure alla ditta dell'Oliverio, che ha con molto impegno e rispettando la tempistica ha realizzato quello che possiamo ammirare. Ho detto che c'è attenzione verso questo castello. Il castello che acquistò la sua importanza strategica al tempo degli Angioini, fu Carlo d'Angiò a curare in modo particolare questo maniero, perché era lo scudo con cui si affrontavano le frequenti invasioni che provenivano dal mare, queste incursioni che erano frequenti al tempo di Pietro III di Aragona, in quanto dopo la rivolta dei Vespri siciliani, come sappiamo, la Sicilia passò in mano agli aragonesi, che però ripetutamente tentarono di penetrare anche nel resto del regno Agioino, e alla fine ci riuscirono per discendenza, diciamo, per tutto il meridione passò a questa dinastia. Diciamo queste frequenti incursioni, e Saluto aveva il merito, la responsabilità e l'onere di affrontare per primo i soldati che servivano del fiume Saluto, che era la strada principale, perché lungo il fiume Saluto si andava fino al cuore della Calabria, Cosenza, e poi tramite il Gratisi e si arrivava sul fiume Ionio. Molte pagine di storia spirano sotto i nostri occhi quando parliamo del fiume Saluto, quindi dell'importanza anche del castello. Ricordiamo che
lo stesso re Giuseppe Bonaparte ha ricevuto il dispaccio qui lungo il fiume Saluto da parte del fratello imperatore e gli ordinava di cingere la corona della Spagna e di cedere il regno di Napoli al cognato Gioacchino Murat, che poi concluderà in modo tragico la sua esistenza nel castello di Pizzo. Così come non parlare di Annibale, conosceva pure lui questi luoghi quando iniziò la sua ritirata in Calabria per poi andarsene a Cartagine, dove era chiamato le sue concittadine, per affrontare quella battaglia, la battaglia di Naraggara, Zama, dove comunque venne sconfitto i Romani. Oppure di Pirro e re dell'Epiro, quando dovette affrontare una battaglia più vicino a Marito. Quindi tanta storia legata al nostro fiume, però il castello di Saluto ebbe la sua importanza appunto per contrastare le frequenti invasioni che venivano dal mare per difendere la nostra libertà e i nostri principi e i nostri valori. Io non mi dilungo perché ripeto l'orario è tardi. Voglio ringraziare di cuore il presidente Franco Iacucci. Noi sappiamo, presidente Iacucci, le difficoltà della provincia, però ti ringrazio per questi interventi tempestivi che hai operato per la pulitura delle nostre strade. Attendo con gioia quanto prima saranno realizzati lavori di circa 200.000 euro per rendere migliore la viabilità provinciale. Non si sente molto bene, mi fanno cenno. No. Pronto? Però non è Marroni, io ringrazio pure voi per questa frequentazione verso il nostro paese. Faccio gli auguri al sindaco di Paola e l'avvocato Perrotta per essere ritornato alla guida di questo paese meraviglioso. Noi guardiamo sempre con attenzione a Paola, ma pure da Mantea, senti i poli e i cuori pulsanti di questa zona del basso Tirreno Cosentino, e quindi ci fa veramente piacere che la guida di questi due centri importanti siano stati affidati dal popolo a persone degne, a persone meritevoli. E, Presidente, diamo un attimo la parola a Metallo, che deve scappare, il cavaliere Metallo. Buonasera a tutti, ringrazio il sindaco. Allora, io ho un brevissimo saluto. Il castello, i castelli e i nostri borghi turisticamente, ma non solo, servono anche per destagionalizzare la nostra domanda, perché la Calabria non è solo mare, ma sono anche borghi, sono anche escursioni che noi possiamo fare. E Cleto ha due castelli, uno a Cleto e uno a Saluto. Io mi auguro che questo sia il primo di uno di tanti eventi, e invito la nostra politica tutta a percorrere questa strada, perché per noi che operiamo in questo settore è molto importante, altrimenti la nostra stagione sarà sempre più corta. Invece noi abbiamo la necessità di valorizzare questi borghi. Noi ne abbiamo tanti: Belmonte Calabro, Longobardi, Fiume Freddo Bruzio, Cleto, eccetera. Noi siamo pronti a valorizzarli e a darvi una mano, noi tutti operatori, in ogni senso. L'abbiamo dimostrato oggi, siamo pronti nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Per cui mi auguro che questa sia una prima serata, una prima di tante bellissime serate, e non solo. Grazie. Naturalmente dopo ci teniamo pure a sentire la parola, il saluto del capogruppo del partito, il PD. Adesso do la parola al vice sindaco, l'avvocato Giuseppe Felice. Sì, grazie al sindaco per avermi dato la parola.
Mi associo chiaramente a tutti i ringraziamenti che ha fatto il sindaco. E salutiamo, perché non l'abbiamo fatto prima, il consigliere regionale Sebi Romeo, che non l'avevamo visto prima. E chiaramente mi associo a tutti i ringraziamenti che ha fatto il sindaco e mi permetto di aggiungerne qualcun altro. Ringraziamo, tutto quello che vedete è stato allestito grazie alla generosità di alcuni operatori e di alcuni imprenditori che operano nel nostro territorio. Il catering è quello che vedete. Che vedete nella parte dove c'è la ristorazione, l'ha offerto l'hotel La Principessa qui, Demetrio Metallo, che ha appena fatto un intervento che noi abbiamo apprezzato tantissimo. E tengo a sottolineare che Metallo, non solo per una questione di vicinanza, ma è uno di quegli imprenditori che lavorano sul territorio e producono. Poi abbiamo anche altre eccellenze che ci hanno omaggiato con i loro prodotti, l'azienda vitivinicola di Edoardo Gregorio, Caparre siciliana di Cirò, la impresa Monardo che fa i dolciumi, Colacchio, pasta, crostini e taralli, e poi ecco, queste sono le imprese che hanno realizzato la parte della ristorazione. Poi un altro ringraziamento lo vogliamo fare ai dipendenti comunali e alle persone della mobilità in deroga che hanno fatto un doppio turno di lavoro, veramente si sono prodigati. Vabbè, questi sono gli imprevisti purtroppo che ogni tanto capita. E poi ringraziamo anche i carabinieri per la loro presenza e tutte le persone che hanno collaborato, che sono tante, a cominciare dai ragazzi che hanno realizzato il prato. Sarebbe un elenco lunghissimo nominare tutte le persone. Io dico soltanto che tutti quelli che hanno collaborato, perché è impossibile ringraziarli, devono sentirsi affettuosamente ringraziati da parte dell'amministrazione per la collaborazione che ci hanno dato. Io due parole, visto che abbiamo l'eccellenza della politica regionale e l'eccellenza dell'imprenditoria della nostra regione, due cose le voglio dire. Prima facevamo una chiacchierata con il Presidente, dicevamo che c'è stato un gran lavoro qui, è stato fatto veramente un grande lavoro. Io, Presidente, le voglio dire, è vero, è stato fatto un grande lavoro, siamo stati a contatto, chi ha lavorato prima di noi e noi che abbiamo fatto di tutto per fare questa inaugurazione, siamo stati a contatto con la terra e tutto quello, Presidente, che è a contatto con la terra, che viene dalla terra, è sempre destinato ad alzarsi e a dare dei grandi risultati. Io voglio partire questa sera da un dato di realtà che è di grande evidenza. Il Ministero dei Beni Culturali, come sapete, ha dichiarato il 2017 come l'anno dei borghi, l'anno precedente invece era stato dichiarato l'anno dei cammini. Questo perché a livello di programmazione nazionale, ma anche noi lo abbiamo percepito con grande evidenza, di programmazione regionale e di programmazione provinciale, ci si sta rendendo conto che dei borghi, i piccoli borghi, devono essere valorizzati, perché negli anni precedenti è stata fatta una politica di programmazione territoriale assolutamente sbagliata, che ha portato ad uno spopolamento delle aree interne e ad un sovrappopolamento delle aree costiere.
il sindaco di Nocera mi guarda con aria arrabbiata, perché so sicuramente quello che pensa, perché Nocera è forse uno dei comuni che subisce, che ha subito maggiori danni da queste politiche sbagliate, perché il sindaco in molte riunioni si lamentava del fatto che su Nocera si riversano tutti i liquami della costa, oppure le acque inquinate del fiume Saluto, e in molte occasioni io personalmente l'ho sentita molto molto arrabbiata verso certe politiche sbagliate che sono state fatte negli anni precedenti. Quindi forse si è cominciato a capire una cosa molto importante, che dobbiamo riscoprire da una parte quella che è la nostra identità, che è diciamo, noi italiani siamo conosciuti all'estero soprattutto per la bellezza dei nostri monumenti, la bellezza della parola, la bellezza del nostro cibo, e dall'altra parte forse stiamo cominciando a prendere perfetta coscienza che bisogna evitare di sottrarre ancora tanto territorio all'ambiente. Un dato assolutamente importante: in Italia, io vi voglio dire, questo è uno dei motivi per cui i borghi devono essere valorizzati, in Italia dal 1950 ad oggi statisticamente sono state costruite più case che nei due secoli e mezzo precedente. Questo è un dato assolutamente negativo, perché questo poi porta quei grandi problemi che noi conosciamo. E allora una amministrazione come la nostra, anche come la nostra, una piccola amministrazione che vuole fare una programmazione, deve partire da un concetto secondo noi molto importante. Lo sviluppo del paese deve passare attraverso la valorizzazione di un territorio, la valorizzazione dei territori, e necessariamente si deve promuovere una cosa molto importante: la cultura. Si deve promuovere la tutela del paesaggio, si deve promuovere lo sviluppo, la tutela del patrimonio artistico e culturale, si deve promuovere soprattutto la tutela dei beni comuni. Guardate, in una comunità, e diceva bene, adesso se n'è andato Demetrio Metallo, l'imprenditore Metallo, in una comunità c'è una parte politica, c'è una componente economica, ma c'è anche una componente culturale. La parte economica, le componenti politiche ed economiche generalmente portano delle tensioni, perché generano una contrapposizione, e allora la parte invece, la cultura, è quella parte vitale della società che unisce tutte le componenti, perché la cultura produce idee, e le idee, intorno alle idee si ritrovano le persone. È importante la tutela del paesaggio, è importante la valorizzazione dei patrimoni come questo, di un castello come questo, perché fanno parte del patrimonio storico, del patrimonio culturale, e sono quei beni che, come noi abbiamo detto in alcune occasioni, sono capaci di portare ricchezza. La valorizzazione di questi beni è in grado di portare ricchezza. Un poeta romano all'inizio del secolo scorso, del 1800, Gioacchino Belli diceva una cosa fondamentale, bellissima: diceva che la bellezza del patrimonio artistico è in grado di portare ricchezza, ma non vale il contrario. Questo lo diceva anche un altro, lo ripeteva un altro grande uomo, Dostoevskij, il quale diceva che la bellezza poteva salvare il mondo, e su questo, sul fatto che la bellezza effettivamente può portare ricchezza, può portare benessere, può portare prosperità, noi ne abbiamo un grandissimo esempio nel nostro Rinascimento, che è stato forse l'uomo più importante del Rinascimento, Lorenzo il Magnifico, che ha fatto attraversare all'Italia il periodo di maggiore splendore, e il periodo di maggiore splendore dell'Italia è legato a quel periodo in cui si è puntato sulla bellezza e sulla cultura. Valorizzare i beni comuni sono importanti. Nell'ultimo periodo si sta parlando, fino a qualche anno fa si parlava di bene comune,
Oggi si sta parlando di beni comuni ed è un concetto che sta cominciando ad entrare prepotentemente nelle orecchie delle persone. Il bene comune, badate, non è un bene che, su cui noi possiamo avere un diritto di proprietà. Il bene comune è un dato materiale, sono quei beni che rendono effettivi i diritti fondamentali della persona. Quindi è importante la valorizzazione dei beni comuni. Diritto fondamentale, vi faccio un esempio, è la vita. Bene comune che rende effettivo il diritto della vita è l'acqua e l'aria. Senza l'acqua, senza l'aria non si vive, attenzione, si muore. E allora è importante la tutela dei beni comuni perché ci toccano veramente da vicino. Io su questo voglio dare atto sia al presidente Oliverio e sia al presidente qui vicino Franco Iacucci, perché l'altro giorno io ho partecipato con il sindaco ad un convegno a Cosenza dove si è presentata la legge numero 18 della regione Calabria, che valorizza l'acqua, e poi è stata istituita l'autorità idrica calabrese, valorizza l'acqua come un bene pubblico, l'acqua deve essere un bene pubblico, e si è cominciato a parlare, questo mi fa piacere perché nella programmazione provinciale e regionale si sta valorizzando questa parola, si è cominciato a parlare di bene comune. Abbiamo appreso tutti quanti con grande piacere che la Regione Calabria ha anche promosso ha promosso altri 18 contratti di fiume. Anche qui è molto importante perché si comincia a valorizzare il bacino, per esempio, del fiume Savuto, cui noi abbiamo aderito al contratto di fiume. È importante perché si valorizza un bene che è l'acqua, che è il bene comune, come dicevamo, effettivo, che rende effettivo un diritto come la vita. Perché valorizzare i beni comuni? Perché i beni comuni portano una condivisione, portano una cosa importante che è la solidarietà. Noi siamo stati uno dei primi comuni l'anno scorso, nel 2016, ad approvare un regolamento sulla amministrazione condivisa e sulla valorizzazione dei beni comuni, proprio perché vogliamo sfruttare e quindi vogliamo percorrere questa strada, questa linea programmatica che è il futuro, perché la condivisione porta alla compartecipazione, la compartecipazione porta alla solidarietà, e la solidarietà è un fatto, badate, che in questo preciso momento storico sta scomparendo. Un grande filosofo tedesco contemporaneo, Jürgen Habermas, che ha scritto delle cose bellissime per quanto riguarda l'etica del discorso, la teoria dell'agire comunicativo, dice una cosa molto importante, tedesco, ma è molto critico nei confronti del suo paese, perché questa situazione di centralità, o se vogliamo di prepotenza, della Germania ha portato in questo momento ad una situazione di crisi in tutta l'Europa, proprio perché manca quello che dicevamo. Sì, proprio perché manca quello che dicevamo la solidarietà, che è elemento fondamentale. Quindi noi come amministrazione stiamo puntando moltissimo sulla valorizzazione di questi dei beni comuni, sui quali poi si formerà il diritto di cittadino, perché il cittadino, a differenza dell'uomo che ha una sua identità, è il risultato di quelli che sono appunto i diritti che gli vengono riconosciuti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, adesso passo la parola al presidente. Un ultimo ringraziamento, visto che poi ci è sfuggito, l'associazione culturale Iva Cantusi
e Fabrizio Stefano per i droni e l'Associazione Culturale I Vacantusi per i vestiti che hanno fatto. E adesso passo la parola al presidente della provincia, anche se lui ama chiamarsi prima sindaco di Aiello Calabro per una questione passionale e poi sindaco, il presidente della provincia. Grazie al sindaco Peronno di avermi invitato, al vice sindaco. Saluto per tutti il presidente della regione, quindi non elenco tutti gli amici, i sindaci, saluto Mario, quindi un saluto che vale per tutti. Cosa dire? Io oggi è la terza giornata con il presidente Oliverio che io lo accompagno e sono onorato di accompagnarlo nell'inaugurazione di qualche opera che è stata conclusa e quindi si consegna alla comunità e ai cittadini. Io qui ci vengo volentieri perché io mi sento a casa qui, chiaramente, perché sono di Aiello e quindi sono quasi un concittadino di qui. E questo è l'ennesimo esempio, io ci tengo a dirlo e sarò brevissimo, della valorizzazione delle nostre potenzialità a tutti i livelli. Stasera c'è l'esempio dell'inaugurazione di un bellissimo castello, quindi la valorizzazione di un bene culturale, architettonico, importante. E questa è la strada, secondo me, e su questo sta facendo bene la Regione Calabria, e in questi 2 anni e mezzo il presidente Oliverio, quello di tentare e lavorare per valorizzare le potenzialità che hanno le nostre aree interne. Io lo dico spesso e ci tengo a dirlo, il dramma, lo diceva prima Peppe, il vice sindaco, dello sviluppo che abbiamo avuto in questi anni è quello dell'impoverimento e dello spopolamento delle aree interne. Frenare questo processo non è semplice, non è facile arrestarlo, però queste opere, la valorizzazione dei beni culturali, delle potenzialità, delle nostre bellezze delle aree interne, possono aiutare a rallentare il processo dello spopolamento. E l'esempio di stasera è proprio, va in questa direzione. Io sono convinto e giuro che fa bene la Regione Calabria, e ne parlerà sicuramente il presidente Oliverio, quello che si sta preparando una legge per valorizzare i borghi delle aree interne, quindi valorizzarle, e quindi sono tutti esempi e tasselli che aiutano questo processo e questo percorso, perché guardate, la chiudo veramente, perché bisognerebbe, il presidente Oliverio si ricorda, io ero con lui alla provincia, abbiamo fatto, Mario, uno studio approfondito sullo spopolamento delle aree interne che riguardava anche altre realtà europee, e lì ci sono, bisognerebbe farlo un ragionamento, perché non sempre, guardate, qui ci sono sindaci, e chiudo veramente, che sono sindaci di comuni che hanno il centro storico, diciamo così, arroccato nelle aree interne e hanno il mare. Se uno guarda il dato della popolazione, probabilmente Belmonte, Paola, Nogera, non hanno perso popolazione. Però io ieri sono stato con il sindaco e sono stato veramente contento di esserci andato a visitare una struttura nel centro storico di Nogera. Mario, dico una cosa bellissima, un palazzo fatto anche con un pistre recuperato dove si sta facendo l'esperienza di un conservatorio musicale, quindi una scuola anche per i ragazzi e quindi tanti artisti che possono... Ma lì che cosa vedi? E l'ho notato anche a Rossano, nel centro storico di Rossano, c'è lo spopolamento del centro storico, poi c'è un aumento di popolazione a mare, quindi lungo la costa affollatissima con tutti i problemi che ci sono, però anche lì Belmonte il centro storico, Longobardi il centro storico, Fiume Freddo, non c'era, i centri storici sono spopolati, c'è un'affluenza di persone a mare e questo sono fenomeni che sicuramente non aiutano lo sviluppo dei nostri territori. Queste azioni, questi risultati aiutano invece a cercare di fermare, valorizzare e a ripopolare i centri storici nostri. E di questo è merito alla Regione Calabria che ha finanziato quest'opera, al Comune che l'ha portata a compimento, ai tecnici, ai professionisti,
e io vi ringrazio per essere qui stasera. Grazie. Ringrazio io il presidente Iacucci. Prima di passare la parola al presidente Oliverio, però ci terrei che facesse un breve saluto l'onorevole Giacomo Mancini, tante volte presente e collaboratore. Per quanto riguarda il presidente Iacucci, io riprendo una sua frase detta qualche anno fa. Dice: noi dobbiamo unirci, i paesi di questa zona devono unirsi, non per essere forti, per essere meno deboli. Forse unendoci qualcosa la possiamo ottenere. Io questa azione sinergica mi piace farla, anzi mi piace rifarla, perché noi nel passato abbiamo sempre collaborato con Serra, Iello, Belmonte, Lago, c'è stata sempre una collaborazione, a maggior ragione con il presidente Iacucci. E a volte amo ricordare che il presidente Iacucci, ho avuto l'onore di essere un suo professore di filosofia prelaureato, e quindi anche allora brillante, guarda, proprio un ottimo studente. Naturalmente il sindaco di Falconara, che è quello in fondo, dice: come hai fatto scuola a Iacucci? Non c'è 90 anni. No, non c'ho 90 anni, però mi piace ricordare questo breve periodo, quando il brillante studente Iacucci era un alunno del liceo scientifico di Amantea. La parola adesso all'onorevole Giacomo Mancini. Grazie, io sono onorato di poter prendere la parola davanti a tante personalità e davanti a tantissime e tantissimi cittadini. Lo faccio consegnandovi un ricordo. Era il 1999 quando per la prima volta venni qui a Savuto. Ero un giovanissimo candidato al consiglio provinciale, sia Mario che Franco se lo ricorderanno, diciamo, perché sono stati protagonisti di quella stagione. E partecipai a un dibattito qui in piazza e fui accolto da tanta simpatia dai giovani attivisti e anche da una calorosa accoglienza, un caloroso ricordo delle persone un po' più grandi che mi raccontarono con diciamo, sentimento dell'impegno di mio nonno anche per questo territorio. E come si fa, come si usa fare quando ci si rivolge per incoraggiarli e più giovani, mi dissero: ah, cerca di anche tu di prendere esempio, sapendo naturalmente che il paragone non ci stava e non reggeva. Oggi ritorno qui per tagliare insieme, diciamo, o meglio, lo hanno tagliato le personalità e i massimi rappresentanti istituzionali e politici di questa nostra regione, questo di tagliare il nastro di questo bel castello del X secolo che viene riconsegnato, rivitalizzato, migliorato, ristrutturato a questa comunità. E io ho assistito, ho tagliato e ho applaudito a questo taglio del nastro con grande orgoglio, perché diciamo, posso dire di aver contribuito attraverso, diciamo, i PISL, che grazie alla struttura regionale, grazie al dipartimento, grazie, diciamo, al lavoro in regio dei tecnici, abbiamo avuto la capacità di offrire anche a questo territorio. E quindi, come dire, vi consegno la mia soddisfazione insieme ai più vivi e più sentiti complimenti e congratulazioni al sindaco di Cleto, Giuseppe Longo, per aver creduto in quella progettazione, nei PISD, alla sua amministrazione, al vice sindaco, a tutti i componenti del comune che in questi anni si sono spesi con grande determinazione per tagliare il traguardo. E naturalmente, sottolineando e facendo i doverosi e sentiti complimenti anche e soprattutto al presidente della giunta, onorevole Mario Oliverio, che ha capito che, diciamo, quella era una buona progettualità per Cleto e per tanti comuni della provincia di Cosenza e dell'intera Calabria, e ha avuto la lungimiranza di
continuare ad insistere e a far tagliare, grazie al suo lavoro e quello degli uffici che lui dirige, diciamo, queste opere. Quindi complimenti, è stato fatto un bel lavoro di squadra, un bel lavoro importante che anche, diciamo, grazie all'impegno di Franco come presidente della provincia e di tutti quanti gli attori istituzionali, i sindaci in prima linea, sono convinto che porterà ottimi frutti per la nostra terra, che è una terra difficile, una terra complessa, ma quando sa lavorare di squadra produce risultati importanti di cui oggi tutti noi ci rallegriamo. Complimenti e buon lavoro. L'onorevole Morrone, per questione di tempo, ha rinunciato ad intervenire, così come ha rinunciato a intervenire il sindaco di Paola, il capogruppo del PD e il vicepresidente del consorzio di bonifica, l'ingegnere Titta Macchione. Io veramente ci tenevo all'intervento di Macchione per un discorso che dobbiamo continuare in altra sede a approfondire per il bene di questa terra. Voglio dare un saluto anche al rappresentante e all'assessore di San Mango. So che l'onorevole Chierpaolo è in viaggio verso Venezia, però mi ha detto saluto a tutti da parte mia, io sono in mezzo a voi. Dobbiamo lavorare insieme, io ci sarò sempre. È un saluto particolare al presidente della provincia e al presidente Mario Rivero. Lui si scusa, però aveva motivi di famiglia e quindi non ha potuto presenziare. La parola adesso al nostro governatore, lo accogliamo però con un bel applauso perché siete un pochino giù, onorevole Mario Livello, presidente governatore di questa regione meravigliosa che è la regione Calabria. Ma io innanzitutto vi tranquillizzo, sarò brevissimo perché il buio è arrivato ed è giusto che si vota questa serata dopo. Innanzitutto permettetemi di ringraziare il sindaco di Cleto che ha tenuto tanto che io fossi presente qui stasera, di ringraziare il vice sindaco che ha seguito l'organizzazione attivamente nel rapporto con la mia segreteria di questa presenza, di ringraziare e di salutare soprattutto i sindaci che sono qui questa sera. Devo dire che Leopoldo Chierpaolo, ho avuto modo di vederlo l'altro ieri in occasione della inaugurazione di un pezzo di strada importante nella Valle dell'Amato che appunto consentirà a una realtà importante, quella del Reventino, Decollatura e Soveria, di collegarsi rapidamente all'autostrada fra un anno e mezzo, quando sarà completato l'altro lotto che ci siamo impegnati a completare. E di salutare i consiglieri regionali, non li richiamo qui ad uno perché appunto è tantissimi amici che ritrovo qui questa sera. È una bella serata questa, è una bella serata perché si consegna alla Calabria un monumento di particolare rilevanza storica, si consegna un castello che appunto ha avuto una funzione difensiva, lo ha ricordato il sindaco, io qui non ci ritorno, ma intorno al quale è nato il borgo di Cleto. Io sono stato qualche anno fa, quando ero presidente della provincia, alla inaugurazione dell'altro castello, del castello di Cleto. Queste sono beni preziosi per il nostro territorio, perché sono espressione di una storia importante. Qui siamo su un crinale che si affaccia sulla valle del Savuto, è stato qui ricordato, il fiume Savuto è stato una strada importante di collegamento tra il mare Tirreno, la città di Cosenza e
attraverso il Crati il Mare Ionio. È stato e rimane un percorso importante. Dopo farò una considerazione sul Savuto. Ma io credo che noi dobbiamo partire da qui per costruire uno sviluppo sostenibile della nostra regione e per recuperare ritardi che abbiamo accumulato nel corso di decenni. E guardate, partire da qui significa guardare oltre. È stato qui ricordato da Iacucci, noi stiamo lavorando per definire uno strumento legislativo, una legge sulla quale destineremo risorse importanti, riprogrammando risorse che abbiamo allocato nel patto che l'anno scorso abbiamo sottoscritto con il Presidente del Consiglio, allora Matteo Renzi, a Reggio Calabria, il patto per la Calabria, in direzione del recupero dei borghi, intendendo per recupero non solo un intervento pure necessario, un intervento di carattere strutturale ed urbanistico, ma intendendo per recupero un intervento teso alla valorizzazione dei borghi, al sostegno del recupero delle tradizioni, dei mestieri, delle attività culturali, delle tradizioni. Noi abbiamo un patrimonio importante che, anche quando, mi permetto di dire, c'è stato l'intervento di carattere strutturale, di carattere urbanistico, e ce ne sono tanti fatti nel corso degli anni nei centri interni e non solo nei centri interni della nostra regione, a volte quell'intervento è rimasto inutilizzato o non adeguatamente utilizzato, chiuso. Noi abbiamo bisogno invece di farli diventare punti di forza per rivitalizzare i borghi, e quindi un investimento che deve essere a sostegno di un progetto di rivitalizzazione del borgo. E in questo senso stiamo costruendo uno strumento, appunto una legge apposita alla quale destineremo risorse importanti. Perché? Perché Metallo è andato via, ma io voglio ripigliare un concetto che lui ha espresso. Noi abbiamo nella nostra regione un turismo, anche se ci sono segni di movimento in questa direzione diversi rispetto al passato, abbiamo un turismo che è concentrato nel mese di luglio e di agosto, e quindi prevalentemente un turismo marino. Il mare è una grande risorsa e noi dobbiamo prestare grande attenzione a questa risorsa, perché anche sul mare noi stiamo lavorando. Voglio dirlo qui che siamo a Cleto, che è un belvedere, che oltre sulla valle del Savuto, sul mare Tirreno, noi abbiamo spronato i comuni. Qui c'è il sindaco di Nocera, sono altri sindaci, Paola, il sindaco di Paola che saluto e a cui rivolgo gli auguri per l'incarico a cui è stato richiamato. La città di Paola è un centro importante della nostra provincia e della costa tirrenica, e loro sanno bene, perché sono impegnati in questa trincea come tutti gli altri sindaci, che sul problema della depurazione noi stiamo investendo molto. La depurazione è un compito precipuo, specifico dei comuni. Noi stiamo investendo molto in questa direzione e stiamo realizzando risultati importanti, anche se ancora c'è molto da fare, lo dico qui, c'è molto da fare, ma stiamo realizzando risultati importanti, perché si stanno riducendo le aree di criticità e di balneabilità, anche se permangono in alcuni punti queste aree di criticità. Mi riferisco in modo particolare all'area che va da Nocera fino a Cuscaldo, dove appunto i sindaci in prima linea stanno assumendo iniziative importanti, perché voglio dire subito che il mare di Paola quest'anno rispetto a quello dell'anno scorso ha fatto notevoli passi in avanti, anche se ancora bisogna fare molto, perché c'erano
c'erano importanti strutture pubbliche che riversavano direttamente a mare e non sto qui ad elencarle. Noi abbiamo fatto una interlocuzione con i sindaci, una interlocuzione con le procure della Repubblica, che ringrazio per il ruolo di prevenzione e non di repressione che in questo caso appunto hanno assunto, perché si possa e si debba affrontare questo problema. E noi da qui al prossimo anno dovremo definitivamente aver affrontato questo problema, perché è importante la risorsa madre, è importantissima. Vedo che rispetto all'anno scorso c'è una valorizzazione del mare, parlo dell'anno scorso. L'anno scorso ci fu una campagna micidiale, a partire anche dagli strumenti di informazione pubblica, ci fu una campagna micidiale. Per oggi ho visto che c'è sulla rete un video che mette a raffronto un'area della Calabria e Milano Marittima, e Milano Marittima proprio a mettere a confronto la bellezza del nostro mare e appunto quella di altre realtà. E non do giudizi perché non voglio fare il campanilista, ma andatela a vedere come appunto sulla rete si presenta. Però non basta il mare, il mare è importante ma non basta. Noi dobbiamo lavorare per destagionalizzare, per allargare la stagionalità, e qualche segno in questa direzione sta avvenendo. E fare questo significa utilizzare tutte le opportunità che il nostro territorio offre. I borghi sono una di queste opportunità, ma i borghi intesi come capacità di valorizzare l'identità, capacità di vivere una vacanza sia pure breve, perché nel borgo si trova la tradizione, si trovano i costumi, si trova il calore dell'accoglienza e si trova l'enogastronomia, si trova il bene culturale, si trovano beni come questo, che sono appunto, che hanno introitato storia e che sono espressione appunto di un percorso storico. Quindi agire su una tastiera ampia è importante, e in questa direzione bisogna lavorare e stiamo lavorando. E poi bisogna lavorare anche per cacciare dall'isolamento vaste aree di territorio, cacciare dall'isolamento vaste aree di territorio e cacciare dalla perifericità la nostra regione. Noi stiamo lavorando molto sulle infrastrutture, abbiamo definito un programma importante che per quanto riguarda la parte tirrenica significa realizzare l'alta velocità così come è stato fatto fino a Salerno. Abbiamo dato l'ok ad uno studio di fattibilità perché l'alta velocità si possa realizzare da Salerno a Reggio Calabria. Uno studio di fattibilità che ci dirà quanto costa, quello che è necessario fare perché è più conveniente dal punto di vista anche dell'impatto ambientale, ma contestualmente abbiamo agito perché da subito si dessero risposte. Avete visto, è bastato proporre, e noi abbiamo insistito, e non è stato semplice farglielo capire a Trenitalia e anche come dire, con il sostegno del governo siamo riusciti a realizzare questo, proporre di ridurre di mezz'ora i tempi di percorrenza attraverso la Freccia d'Argento, che c'è stato un aumento di domanda sulla Freccia d'Argento, quella che parte la mattina alle 8:25 da Paola fino a Roma. Non si trovano più posti, bisogna prenotare non so quanti giorni prima, specialmente in questo periodo. È stato un risultato importante, abbiamo chiesto che si raddoppi con il nuovo orario ferroviario, quello invernale che partirà a dicembre, si raddoppi la coppia andata e ritorno, un nuovo treno appunto che possa consentire di dare risposta alla domanda che è in crescita. Stiamo investendo sugli aeroporti, molto stiamo investendo sugli aeroporti.
abbiamo pubblicato, ed è già scaduto un bando per sostenere i collegamenti e l'intensificazione dei collegamenti aerei. Al 30 di giugno, posso dirlo questo perché è un dato, al 30 di giugno di quest'anno, nel primo semestre, abbiamo avuto sulla Lamezia un aumento di traffico del 56% rispetto allo scorso anno. Ora è chiaro che questo aumento è in parte determinato dalla vicenda degli altri due aeroporti, quello di Crotone che è stato soffocato da una montagna di debiti che ha portato alla azione fallimentare da parte del tribunale della società che gestiva quell'aeroporto, dalla indebolimento dei collegamenti su Reggio Calabria. Però non è solo quel 56% determinato da questo, ma è determinato anche in parte da un aumento di presenze soprattutto internazionali sull'aeroporto di Lamezia. Abbiamo definito un piano per il rilancio delle strutture aeroportuali. Ieri Sebbi è andato, e lo ringrazio, a rappresentarmi alla conferenza stampa che si è tenuta a Reggio Calabria, dove sono stati annunciati nuovi collegamenti attraverso nuove compagnie, Blu Panorama, eccetera, da Reggio Calabria verso Roma e Bergamo, con iniziative di collegamenti aerei appunto con la Calabria, l'accessibilità quindi alla nostra regione. E poi l'accessibilità interna, parliamoci molto chiaramente, sono qui e non posso non parlare di questo, sono qui adesso. Affacciandomi ho visto lo svingolo dell'autostrada che collega solo San Mango. Zio Leopoldo, io lo chiamo Zio Leopoldo e lo saluto anche da qui perché mi aveva chiamato ieri, come dicevo prima, per ricordare che la sua assenza era dovuta ad un problema privato e che sarebbe stato rappresentato egregiamente dal vice sindaco che è qui e che saluto. Negli anni, quando ho fatto l'autostrada, saputo, come dire, collegare San Mango con uno svincolo che è dedicato a San Mango, poi naturalmente andando avanti si collega con Flenti, in altra zona, tutta la zona lì chiaramente. Noi abbiamo posto il problema, e questo l'avevo già posto io quando ero presidente della provincia, e per la verità, se ricordate, l'avevo posto prima ancora che ci fosse quella interruzione dell'autostrada a seguito della frana e di quel tragico incidente dove ci furono anche morti in quella occasione, di dare un'alternativa all'autostrada, perché in caso di interruzione dell'autostrada è necessario dare un'alternativa all'autostrada, perché io ricordo, ero presente alla provincia e il traffico che veniva da sud o da nord era dirottato da Altiglia, tutta la strada provinciale, dal Piano Lago si usciva e si era. Primo punto. E secondo, c'è un problema di collegare una direttrice che è la 18 e un territorio con l'autostrada. E quindi abbiamo proposto di adeguare lo svincolo, non di realizzare un nuovo svincolo, ma di adeguare lo svincolo di San Mango, come per tutti gli svincoli sull'autostrada, in duplice direzione: in direzione San Mango con Flenti interna su quella parte lì e in direzione SS18 a valle. Ci siamo battuti per fare questo. Devo dire che abbiamo anche incaricato un gruppo di tecnici per fare il progetto, guidati da l'ingegnere Iacino, coordinati dall'ingegnere Iacino, progetto preliminare fatto gratuitamente, chiaramente. Nel momento in cui io sono diventato presidente della regione, sono andato a discutere il programma di infrastrutture, ho posto nel programma che abbiamo definito questa questione e abbiamo destinato 20 milioni allo svincolo che dovrà collegare appunto lo svincolo di San Mango verso la 18. E non solo, noi ci siamo posti il problema, e l'ingegnere Iacino con i tecnici stanno lavorando su questo, di cogliere l'occasione dello svincolo
per fare in modo che anche su questo versante del saluto ci possa essere il collegamento con Cleto e questo versante, del saluto. Vedremo cosa ci dirà lo studio. Io sono convinto, affacciandomi da lì, che non ci dovrebbero essere grandi problemi, né dovrebbe comportare grandi investimenti, che nei 20 milioni di euro si può affrontare anche questo problema, ma se sarà necessario adeguare i 20 milioni di euro a qualche cosuccia, diciamo, in più, nulla questio, perché appunto le aree, i grandi comprensori della nostra regione hanno bisogno di collegamenti tra di loro più veloci, più rapidi, più sicuri per essere vissuti, perché lo spopolamento che sta svuotando questi comuni non si contrasta solo agendo su un punto, su un aspetto, si contrasta agendo su più tastiere, su più tasti di una tastiera, come in un pianoforte. La musica è frutto di una capacità di agire su più tasti, e noi vogliamo e dobbiamo agire su più tasti. Quindi la inaugurazione stasera di questo castello, che dovrà essere completato, qui c'è Mimmo Schiava con me che mi ha accompagnato, che è il tecnico della regione, che con grande competenza segue questi problemi dei beni culturali, del patrimonio dei beni culturali della nostra regione. Noi dobbiamo lavorare per completare l'opera, perché sia completata questa opera e sia collocata in un progetto più ampio. Ecco perché ho voluto fare queste riflessioni. Non siamo qui ad inaugurare un'opera che rimarrà fine a se stessa, anche se questo è già un fatto di grande e notevole importanza, perché avere recuperato un bene come questo e averlo sottratto all'abbandono, mi diceva prima il vice sindaco, negli spazi delle carceri che sono all'ingresso c'erano allevamenti di maiali, ma averlo sottratto al degrado e dall'abbandono è fatto di notevole importanza. Naturalmente dobbiamo andare oltre, collocarlo in una rete. Abbiamo parlato prima con la professoressa, va costruita la rete dei beni culturali, castelli, fortezze, abbazie, monumenti che hanno un valore e un pregio storico, e poi dentro i borghi anche il patrimonio immobiliare, quello che ha appunto una storia, i palazzi nobiliari, quelli che hanno una storia perché hanno contribuito a segnare la storia di epoche importanti della nostra terra. Lavorare in questa direzione. Noi abbiamo programmato risorse importanti e più per realizzare obiettivi di crescita della nostra regione. Abbiamo programmato risorse importanti che stanno entrando adesso nel circuito economico e sociale della nostra regione. Vi invito i sindaci, lo faccio dappertutto, lo faccio pure stasera, ad accendere l'attenzione, ad accendere i riflettori sul portale della regione, perché ogni giorno ci sono bandi che sono indirizzati ai comuni per affrontare i problemi della organizzazione dei servizi. Proprio oggi è stato messo in preinformazione un bando per i piccoli comuni per quanto riguarda la raccolta differenziata. L'avevamo fatto un altro un mese e mezzo fa per quanto riguardava, o due mesi fa, per quanto riguardava i comuni sopra i 15.000 abitanti. Stiamo lavorando in direzione dell'organizzazione dei grandi servizi. Prima ho parlato di depurazione, stiamo lavorando per l'organizzazione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, spingendo in direzione appunto alla soluzione di questi problemi. Perché io ricordo 3 anni fa erano moltissimi i centri, le città calabresi inondate di rifiuti,
ancora c'è qualcosa in giro, però la direzione di marcia è quella di città pulite. Abbiamo per questo investito risorse, stiamo realizzando via via che andiamo avanti anche un sistema di impiantistica avanzata per lo smaltimento ad impatto ambientale zero, perché anche in Calabria i rifiuti, come avviene in altre regioni d'Italia e sicuramente in altri paesi europei, da problema possono diventare risorsa e creare ricchezza. Quindi l'impiantistica che noi abbiamo programmato va in questa direzione. Stiamo lavorando per realizzare obiettivi importanti e in questo quadro è necessario uno sforzo da parte dei sindaci, degli amministratori locali, in sinergia con la regione, non lascia e non vuole lasciare soli i comuni, gli amministratori che operano in una trincea difficile, perché oggi un bilancio di un comune è segnato da ristrettezze, da difficoltà, eccetera, ma vuole aiutare i comuni in questa opera, perché la Calabria cresce se ogni dimensione istituzionale, locale, si mette in sinergia. Non c'è bisogno di fare i solisti, c'è bisogno, come diceva Giacomo prima, che ringrazio per essere qui, di fare un gioco di squadra, perché recuperare ritardi che sono stati accumulati nel corso di lunghi anni, di decenni, significa fare questo gioco di squadra, ma significa anche fare crescere una cultura nuova, un civismo democratico nei cittadini. Mi permetto anche di dire questo: dobbiamo determinare un approccio diverso con i problemi. I cittadini devono diventare protagonisti di una stagione di cambiamento attraverso l'affermazione di relazioni improntate ad un civismo aperto. Noi dobbiamo meno essere piagnoni, parlare sempre in modo pessimistico. Dobbiamo vedere le potenzialità che ha la nostra terra e saperle valorizzare, essere orgogliosi di appartenere a una terra che ha questo mare, questo territorio, questi beni culturali, che ha un paesaggio che è straordinario rispetto ad altre realtà del paese. Noi non siamo una regione piatta, non siamo una regione piatta, noi siamo una regione che ha la montagna a 3 minuti dal mare, è lì la montagna, a 3 minuti dal mare. Siamo una regione tormentata e in questo tormento c'è la peculiarità delle nostre bellezze che devono essere valorizzate e soprattutto noi dobbiamo avere l'orgoglio di valorizzarle, e per valorizzarle dobbiamo in primo luogo rispettarle, accudirle e curarle. Ieri, e chiudo, i carabinieri hanno pescato un piromane, un mascalzone che aveva appiccato il fuoco e stava cacciando in un lavabo di una stazione di servizio il fumo, diciamo, del fuoco che gli aveva provocato. Io ringrazio i carabinieri, ma ringrazio soprattutto quel cittadino che ha segnalato ai carabinieri quell'atto di violenza verso il territorio e quella vigliaccaggine verso la propria comunità. Ecco perché affermare il senso civico significa partecipare, partecipare attivamente, avere l'orgoglio di appartenere a questa terra. E noi stasera, in questo luogo bellissimo, possiamo dire che si è messo un altro tassello importante per costruire la nuova Calabria che è possibile costruire, perché credo che noi abbiamo oggi, soprattutto nelle nuove generazioni, nei giovani, nelle ragazze, un patrimonio che ha una visione e un'apertura molto più grande della mia, della nostra, perché l'epoca della rete, l'epoca dei collegamenti in tempo reale che la rete permette,
ha fatto crescere una generazione che è la generazione dell'Erasmus, è la generazione che ha nella rete una finestra aperta sul mondo e da quella finestra guarda, da quella finestra impara e attraverso quella finestra può proiettare anche e soprattutto l'immagine di una terra nuova, bella, ricca di queste risorse e di questo patrimonio. Ecco perché dico si può fare e noi se continuiamo a lavorare insieme, a fare squadra, ce la faremo. Viva Cleto e viva la Calabria! Grazie allora al Presidente, al Governatore della Calabria, onorevole Mario Oliverio. Facciamogli un forte applauso anche per quello che ha detto che riguarda Cleto. C'è la possibilità di far uscire Cleto dal suo storico isolamento. E facciamo anche un applauso perché in mezzo a noi è venuto da poco l'onorevole Enza Bruno Bossio. Grazie di essere fra di noi, onorevole. Grazie. Buona serata a tutti. Sì,